Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, ovviamente interamente dedicata all'emergenza relativa al coronavirus. Partiamo ovviamente con i dati, perché dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara sono emersi 23 nuovi casi positivi al Covid-19. E dunque con gli ultimi casi salgono a 199 i positivi in Abruzzo, lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. Due casi fanno riferimento alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 17 casi fanno riferimento alla ASL di Pescara, nel quale sono compresi anche i pazienti residenti in provincia di Chieti. Tre casi fanno riferimento alla ASL Lanciano Vasto Chieti, mentre un caso è infine riferito alla ASL di Teramo e riguarda un 84enne di Pineto. E dopo i numeri restiamo in provincia di Teramo, anzi andiamo proprio a Teramo, dove il sindaco Gian Guido d'Alberto torna ad invocare la chiusura della Valfino, zona particolarmente contagiata dal coronavirus. Intanto il COC inserisce due psicologi per tranquillizzare i cittadini spaventati e l'ASL di Teramo si impegna a garantire, come sempre, l'assistenza domiciliare per i malati di SLA. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Vediamo. Chiudete la Valfino, è il ripetuto e disperato grido del sindaco di Teramo Gian Guido d'Alberto in qualità di presidente di ANCI Abruzzo. È necessario per d'Alberto attuare subito un cordone di sicurezza intorno ad un territorio che presenta una percentuale di contagiati da coronavirus impressionante, simile a quella della Lombardia. Lo ha fatto l'Emilia Romagna, che ha adottato una zona di protezione speciale per il comune di Medicina, che è un comune dell'area della città metropolitana di Bologna, sulla base di un dato strettamente sanitario, cioè sull'anomalia del numero dei contagi, delle situazioni di sorveglianza attiva, quindi un dato epidemiologico, su un'area ristretta. È un po' quello che si sta verificando all'interno del nostro territorio, che è anche più piccolo se pensiamo all'area della Valfino come area interessata, su cui noi chiediamo appunto che sulla base di un dato strettamente sanitario, che l'autorità sanitaria regionale deve verificare, questo lo abbiamo chiesto ieri al Presidente Marsiglio, che comunque si sta attivando, deve fotografare la situazione e determinare lo stato di focolaio di quell'area, bloccarla, chiuderla, impedire il flusso in entrata e in uscita anche per le attività lavorative. Ora. Intanto l'ASL di Teramo assicura che l'assistenza domiciliare ADI per i malati terminali, oncologici e di SLA è assicurata come sempre, anche se con procedure diverse per preservare ancora di più questi soggetti deboli dal contagio. Il servizio ADI continuerà regolarmente come prima, anzi meglio di prima, in cui assicureremo ai malati, che saranno sempre più numerosi anche di questo periodo, perché si ridurranno le prestazioni di accesso in ospedale, quindi faremo degli accessi a domicilio. Possono stare tranquilli e saranno assistiti come prima, anche meglio di prima. Al COC di Teramo arrivano centinaia di richieste ogni giorno per i farmaci e per la spesa a domicilio, introdotto anche il sostegno psicologico. La gente è spaventata per il numero dei decessi da Covid-19 e chiede rassicurazioni. Nei scorsi giorni abbiamo raggiunto un accordo con la direzione generale della ASL e quindi con il dottor Maurizio Di Giosia per il suo tramite del dottor Valerio Profeta, affinché il nostro COSC fosse dotato di due psicologi. Quali sono i disagi principali che hanno i cittadini in questo momento? Ma i disagi sotto un profilo psicologico, le persone si sentono, a parte il fatto di dover stare chiusi a casa, il fatto che la comunicazione che viene passata sui mezzi nazionali di stampa e non solo, è quella più che altro di evidenziare il numero delle morti rispetto al numero dei guariti. Persone che sono sole a casa e che non hanno neanche, diciamo, la possibilità di poter parlare, di potersi comunicare,
confrontare con altre persone, probabilmente fa sì che il nostro centralino del centro operativo sia, diciamo, ci siano più richieste di persone che hanno veramente bisogno di parlare, di confrontarsi e anche di avere un momento per tranquillizzarsi. L'emergenza coronavirus non interrompe però la procedura di assegnazione delle case ATER per gli sfollati di Teramo. Il Comune sta procedendo speditamente. Stiamo inviando, alcune sono partite anche in questa mattina, le raccomandate appunto per la comunicazione alle famiglie che dovranno adesso accettare. Ovviamente l'accettazione può avvenire sia in forma, diciamo così, telematica, ma anche con la presenza, con la consegna dell'accettazione al protocollo del Comune. Noi vogliamo assolutamente evitare che ci sia spostamenti, che ci possano essere spostamenti da parte di queste famiglie, quindi con il supporto del COC e dei nostri uffici abbiamo attivato una sorta di procedura che ci porterà ad andare a ritirare materialmente queste domande per evitare che i cittadini si debbano spostare. E andiamo in diretta adesso, oggi siamo ad Elice da Paolo Renzetti, dove ci sono 5 casi di contagio. Buon pomeriggio Paolo. Sì, grazie Jacopo, come sempre un saluto ai nostri telespettatori. Siamo ad Elice, siamo nella Valfino, di cui si parlava anche nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Siamo nella zona cosiddetta rossa, questo chiedono i sindaci dei 6 comuni della Valfino, e tra i 6 comuni di questa zona c'è anche Elice, dove tra l'altro, Jacopo, parlavi giustamente di 5 casi accertati qui nel piccolo centro di 1800 abitanti in provincia di Pescara. Ma notizia che ci ha dato il sindaco, che tra poco andremo a salutare, Gianfranco De Massis: da mezz'ora la notizia è ufficiale, i positivi sono 6, è stata comunicata la positività di un 6° residente di Elice proprio pochi minuti fa, prima di andare in onda, al sindaco di Elice Gianfranco De Massis, che ringrazio e saluto. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Possiamo iniziare con una battuta, anche per un po' per sdrammatizzare. Ci diceva prima, diceva a me, al collega Loris Bennato, non avete paura a venire da queste parti? Assolutamente, infatti chiedevo questo. Comunque saluto tutti i telespettatori, grazie per essere intervenuti. E il nostro, comunque, insomma, io faccio presente sempre l'appello che abbiamo fatto pochi giorni fa per così arginare questa zona. Senza allarmare nessuno, ma questo è di garanzia, di sicurezza sia per noi cittadini, non solo di Elice ma della Vallata, ma anche come spirito di altruismo nei confronti degli altri paesi, delle altre comunità che sono intorno a noi, in modo tale da non far uscire questa non è brutto usare pandemia, ma purtroppo anche se qui a Elice ci sono stati fino adesso solo 6 casi, ma in proporzione, in percentuale, comunque è una percentuale abbastanza alta. Abbiamo anche 30 famiglie in quarantena, pare che tende anche ad aumentare, quindi vogliamo che questa diffusione non esca fuori. Quindi ripeto, non solo uno spirito da egoista, ma anche di altruismo. Naturalmente abbiamo fatto questo appello di arginare tutta la Vallata del Fino in modo tale da non far entrare e uscire nessuno, perché qui nella Vallata del Fino comunque ci sono tante realtà commerciali, attività artigianali, industriali, eccetera, che nella mia zona io prima di aspettare che magari avvenga un nuovo decreto più restrittivo, ho allertato telefonicamente tutte le mie aziende, e comunque devo dire, e le ringrazio, che mi hanno dato ascolto nel chiudere proprio i loro esercizi. Naturalmente in questo modo dobbiamo fare, dobbiamo cercare, cercando di limitare la diffusione di questo male, di questo virus invisibile, che però può essere dappertutto, può essere, anzi è dappertutto. Naturalmente dobbiamo stare attenti per noi, per le nostre comunità, per i nostri familiari, per tutti coloro che naturalmente, insomma, e soprattutto per i soggetti che sono anche un po' a rischio, soggetti che insomma un po' un po' delicati, insomma, ecco.
Sindaco, i numeri della Valfino sono numeri sicuramente preoccupanti, inquietanti, e lei diceva prima, ricordava giustamente il suo comune, Elice, 6 positivi, 30 famiglie in quarantena su un totale di 1800 residenti, sono numeri che ovviamente preoccupano, e questo spinge i sindaci di questi paesi a chiedere la zona rossa, che questi comuni vengano sigillati e chiusi a chiunque in ingresso e in uscita. Sì, senz'altro, infatti noi abbiamo chiesto questa chiusura delimitando proprio tutta la vallata, partendo dal comune di Arzieta, Bisendi, Castiglione, Messare di Monte, Montefino, Castilende ed Elice. Questa, diciamo, è la nostra vallata, quindi prima che si propaghi sempre di più, prima che sia poi, insomma, ad arrivare a dei numeri veramente proprio, io spero di no, ma a dei numeri troppo delicati, che potrebbero essere deleteri per tutti, e quindi si cerca insomma di limitare il più presto possibile e di arginare, insomma, e circoscrivere il tutto. Qual è il morale della popolazione, della cittadinanza di Elice? Ovviamente c'è preoccupazione, ma lei, che ovviamente conosce bene i residenti del suo comune, cosa ci può dire a tal proposito? C'è preoccupazione, ma c'è anche fiducia nelle istituzioni, però. Senza dubbio, sicuramente la popolazione sarà preoccupata, anzi, però naturalmente io invito continuamente, facendo dei post su Facebook o telefonicamente, di stare calmi, di rimanere dentro casa, anche perché, ecco, di limitare le uscite solo per diciamo, autorifornirsi, per rifornirsi di generi alimentari, cioè proprio di così, oppure per recarsi alla farmacia, cioè di beni di prima necessità. E per il resto, per quelle famiglie che si trovano in difficoltà, che non possono recarsi presso farmacia o generi alimentari, provvede, diciamo, il comune, abbiamo installato un COC, quindi abbiamo degli operatori che provvedono a tutto questo. L'unica cosa che dobbiamo limitare è il più possibile a non uscire, ad uscire, cioè, e quindi dobbiamo rimanere certamente dentro casa, assaporando meglio, capito, quello veramente, questa è un'occasione per stare dentro casa come mai si è stato fatto. Se noi ricordiamo che i nostri genitori, i nostri nonni hanno affrontato la guerra 15-18, la seconda guerra mondiale, oggi noi chiediamo di rimanere dentro casa su una poltrona, su un divano, davanti a un computer, davanti a una TV, vicino a un focolare, vicino alla nonna, vicino alla moglie, vicino ai figli, e non posso dire con gli amici, perché comunque ognuno deve rimanere a casa propria. Poi ci sarà tempo, e spero il più presto possibile, per fare delle passeggiate, riabbracciare i nostri, passare del tempo con i nostri amici, riabbracciare, insomma, i nostri parenti e tutto il resto, e magari farci anche delle gite. Sindaco, lei sta pagando anche, possiamo raccontare anche questa cosa, lei sta pagando un po' anche in prima persona quella che è l'emergenza coronavirus. Mi diceva prima, lei è un imprenditore che lavora nel campo dell'agricoltura, produce olio, serve diversi ristoranti della zona, da 2 settimane è praticamente tutto fermo. Lei sta vivendo in prima persona le conseguenze di quello che sta accadendo a livello anche economico? Senza dubbio, anche il sottoscritto, insomma, però dobbiamo pensare innanzitutto alla salute, poi a livello economico avremo tempo e occasione per rifarci. Oggi dobbiamo pensare soprattutto alla nostra salute e soprattutto al bene delle nostre comunità, perché magari se dovesse diffondersi ancora di più potrebbe essere veramente, diciamo, specialmente per le nostre comunità che sono piccole, potrebbe essere veramente molto rischioso. Siete in continuo contatto ovviamente con la Regione Abruzzo, con l'assessorato alla sanità, ma tornando proprio alla questione della Valfino, a questa zona rossa, a questa zona focolaio, e quella di Elice è una delle zone focolaio del coronavirus in Abruzzo, c'è, secondo lei, ci può essere una spiegazione perché insomma, in questa Valfino, in questa zona a cavallo e al confine tra le province di Pescara e Teramo si siano registrati così tanti casi di positività? Allora, innanzitutto, questo non è ancora zona rossa, io spero che lo diventi. Diciamo zona rossa da un punto di vista
diciamo focolaio, qui c'è, ormai si parla di un certo focolaio, un focolaio sì, ma zona rossa io spero che lo diventi, adottando da parte magari degli enti preposti a delle misure molto più restrittive. E naturalmente qui non si era mai verificato tutto questo. Ci troviamo in un contesto di 6-7 comuni, tra Elice, Castiglione e Penne abbiamo avuto troppi esiti negativi in questo caso, che poi sono casi risultati positivi di questo Covid 19 e di questo male invisibile che ci sta veramente, non dico mettere in ginocchio, però dobbiamo comunque in qualche modo riflettere, ma molto in fretta, e fare in modo da cercare di bloccarli in tutti i modi. Paolo, grazie Paolo, al sindaco. Scusami, una curiosità che certo. Puoi girare al sindaco De Massis. Io volevo chiedere al sindaco se, ovviamente dal contatto con i propri, magari anche solo virtuale, con i propri concittadini, se da parte della popolazione c'è una predisposizione a misure ancora più stringenti, cioè se è la popolazione stessa che anche chiede di essere, tra virgolette, un po' confinata ancora di più, ecco. Certo, allora sindaco, le giro la domanda del collega Jacopo Forcella dallo studio. Lei che ha contatto, seppur virtuale, telefonicamente su Facebook con gli abitanti, i residenti di Elice, ha avuto contezza del fatto che la gente, i suoi concittadini chiedono ancora misure ancora più stringenti, cioè eventuali misure ancora più dure, come la chiusura proprio di queste zone in ingresso e in uscita? Sono misure che potrebbero essere accolte positivamente dalla popolazione? La popolazione e la cittadinanza è d'accordo con ulteriori misure restrittive? Sicuramente saranno d'accordo, per fare in modo da uscire da questo problema le misure devono essere queste, c'è poco da discutere. Si adottano queste misure, punto e basta, io non voglio fare il dittatore o meno, ma ce lo dicono i nostri esperti, i nostri sanitari, i nostri esperti in materia, quindi noi lo chiediamo, ma me lo chiedono, ma sicuramente saremo tutti d'accordo, altrimenti non saremmo arrivati fino a questo punto. E tra l'altro, a tal proposito, Jacopo, vedete alle mie spalle uno dei dipendenti del comune di Elice, perché vedete in tuta qui con mascherina e tutto l'occorrente, perché è già partita la sanificazione in alcune zone del centro del paese di Elice. Dunque io ringrazio il sindaco Gianfranco De Massis. Da Elice è tutto, linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo, grazie ovviamente al primo cittadino di Elice Gianfranco De Massis, grazie anche per questo collegamento alla parte tecnica Loris Bennato, e noi rimaniamo sempre più o meno in zona, andiamo a Penne, dove salgono i numeri dei contagi, adesso arrivati a 34 casi, tra cui il sindaco Semproni. Intanto il vice sindaco Vincenzo Ferrante, unitamente alla sua giunta, ha chiesto in maniera ufficiale alla Protezione Civile Nazionale e al Premier Giuseppe Conte di prendere in mano l'ospedale mai aperto sito in zona Carmine. L'ho ascoltato per noi Stefano Recanati. Vice sindaco Ferrante, che da qualche giorno, da una settimana, ha preso in mano la situazione di Penne dopo la positività del sindaco Semproni, che possiamo già dire che si trova in quarantena, che è in buona stato di salute. Intanto questo possiamo rassicurare gli abitanti di Penne. Ma sì, senza dubbio, che se vogliamo qualche dato saliente, io vi direi che i dati del Servizio di Prevenzione, Tutela e Salute della Regione Abruzzo di questa mattina, su Penne ci sono 34 casi, di cui positivi, di cui 14 sono in isolamento domiciliare,
tra questi faccio gli auguri al mio sindaco, che è uno di quelli che è in isolamento domiciliare e che mi ci ragguaglio tutti i giorni e mi garantisce, quindi rassicuriamo anche i cittadini che sta godendo un buon momento di salute, diciamo, se non per quella ristrettezza. E poi i 20 ricoverati sono nel San Massimo e in altre strutture. E noi stiamo lavorando alacremente sul territorio per dare un aiuto e un contributo ai cittadini. Diciamo che intanto la ASL di Pescara ha individuato l'ospedale di Penne come centro di riferimento Covid-19. Questo è un dato anche importante che i cittadini devono sapere, che quindi l'entroterra, diciamo, Vestina gode anche di questo presidio in questo momento che è importante. Il numero dei contagiati, purtroppo, ahimè, devo dire che è in aumento. Noi come ci stiamo muovendo sotto questo profilo? Innanzitutto le ordinanze sono in linea con quelle nazionali, siamo arrivati fino al limite delle ristrettezze più assolute. Proprio nella giornata di oggi abbiamo rafforzato con la polizia locale e con le altre forze dell'ordine i controlli severi sul territorio per le entrate e le uscite dalla città di Penne, non solo, attraverso una spinta politica che viene forte da parte nostra, che vogliamo adottare in settimana una delibera straordinaria di sostegno e di riduzione delle imposte comunali per gli operatori economici e le piccole e medie imprese. Ma tornando al fatto dell'ospedale San Massimo, che è diventato un presidio Covid, ecco, questo vuol dire che l'ospedale comunque gode di buona salute anche negli anni, seppur ridimensionato, e potrà farvi chiedere nel futuro che questo ospedale non venga chiuso. Guarda, atteniamoci oggi al presente, al futuro ci pensiamo dopo, perché siamo in emergenza. Aggiungo, per il caso emergenza, che proprio ieri ho disposto una nota che ho fatto pervenire alla Protezione Civile Nazionale, al Presidente del Consiglio Conte, alla Presidente della Regione, alla Prefettura di Pescara, una nota con la quale abbiamo messo in evidenza che è disponibile su Penne anche quella struttura sanitaria che è al Carmine, che può ospitare attualmente e con immediatezza, perché è fermo lì solo per questioni amministrative, 120 posti letto. Quindi questa situazione, se lo recupera, diciamo, la Protezione Civile Nazionale facendola sua, io ritengo che possa essere anche un ulteriore aiuto che possiamo dare come contributo. Questo poi è ovvio che nel futuro potrebbe dare un respiro elevato alla nostra area Vestina per sostegno sanitario ai nostri residenti. Io penso che sia a Penne, ma anche nelle altre strutture ospedaliere, manca anche quell'aiuto giornaliero che può essere di sostegno alle famiglie o al paziente o al cittadino di cui può avere un altro caso fuori dal Covid, dal virus, e quindi il soccorso deve comunque cominciare ad essere allargato a qualunque situazione si venga a creare. Io invito i miei cittadini, che l'ho visti già molto disciplinati, ad attenersi, gli voglio molto bene. Il massimo che possono fare per me, per noi in questo momento, è quello di stare scrupolosamente a casa e attenersi a tutti i protocolli che abbiamo dato. Messaggio video anche del sindaco di Notaresco, nonché presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, che ufficializza il primo caso di contagio da Covid-19 nel suo comune. Lo ascoltiamo. Solo per comunicarvi subito che abbiamo il primo caso a Notaresco. È una partita che sapevamo di giocare, sapevamo che poteva accadere in ogni comune, ed è arrivato il primo contagio nel nostro comune. Adesso la partita entra nel vivo, dobbiamo fermarci, dobbiamo restare a casa. Se per esigenza proprio strettissima alimentare si esce, dobbiamo applicare tutte le precauzioni, ok? Sta nel gioco di questa partita, la partita finisce al 90esimo, fino all'ultimo secondo dobbiamo stare a casa.
Da un primo cittadino all'altro, il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, informa della situazione nel comune del Chietino. Anche lì molto seria. Il sindaco ha diramato nuove ordinanze e lancia un appello alle aziende. Fermiamoci tutti. La situazione ad Ortona è sempre molto seria. Ad oggi abbiamo 15 casi di contagio al Covid-19 e circa 100 persone in quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva. Nonostante i miei ripetuti appelli, oggi sono intervenuto anche con la ordinanza 75 per vietare l'accesso ai percorsi pedonali e alla pista ciclopedonale. Con la condivisione di questa misura, l'autorità di sistema di Ancona ha vietato l'ingresso e l'accesso quindi al tratto Molo Sud nell'Ido Saraceni. Questo per evitare assembramenti, cosa che si è verificata in queste giornate, che mi hanno portato e ci hanno portato ad emettere queste ordinanze. Nonostante questo, rivolgo anche un ulteriore invito alle aziende del territorio affinché possano sospendere le attività aziendali, appunto, di 15 giorni, perché questo renderebbe tutto più semplice e accorcerebbe sicuramente il tempo di riduzione del contagio e quindi di ritorno alla normalità. È il momento di fermarsi tutti e non solo chi sì, chi no. Abbiamo necessità della collaborazione di tutti, questo è l'appello che faccio nuovamente ai miei concittadini e in questo caso anche a tutte le aziende del territorio ortonese e di tutta la Marrucina. La sicurezza dei lavoratori non è tutelata, duro attacco del segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. Le aziende che mantengono aperte il ciclo produttivo devono adeguare le loro strutture all'emergenza per non mettere a rischio la salute dei propri dipendenti. Lo ascoltiamo. Quali sono i vostri timori per quanto riguarda i lavoratori abruzzesi? Beh, sono gli stessi che valgono per i lavoratori e lavoratrici di tutta Italia, cioè non sono garantite quelle precauzioni che vengono raccomandate dalla mattina alla sera dalla televisione. Cioè la televisione ci invita a restare a casa, però ci sono milioni di persone per cui non vale questa prevenzione. E fino a pochi giorni fa, 2 ore fa, non c'era addirittura neanche quel protocollo che è stato fatto in cui si dicono le cose minime che sarebbero dovute già scattare da giorni e che comunque rimangono non obblighi. Quindi noi salutiamo positivamente gli scioperi che sono in corso, tutte le forme di astensione dal lavoro. Tra l'altro i lavoratori non dovrebbero essere neanche costretti a scioperare, perché se nella loro azienda non si è in grado di garantire la prevenzione da un pericolo come quello del contagio, ebbene i lavoratori per il codice civile, hanno, oltre che per l'articolo 32 della Costituzione, hanno diritto di astenersi dal lavoro e di essere comunque retribuiti, perché è obbligo del datore di lavoro garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro. Noi siamo molto critici verso il governo e verso l'opposizione di destra, perché sostanzialmente in Italia la Costituzione e il diritto alla salute si fermano davanti ai cancelli delle aziende. È vergognoso che ci sono centri commerciali che sono stati aperti con dipendenti che hanno contatti con il pubblico, che non avevano neanche il minimo di protezione consentito dalla mascherina. È gravissimo che ci siano fabbriche su fabbriche. Oggi arriva l'appello della Valfino, ma voglio ricordare che per giorni i lavoratori della Sevel, basta guardare una foto delle lavorazioni della Sevel per vedere che i lavoratori stanno uno a fianco all'altro mentre si sostituiscono i pezzi, insomma si fanno le lavorazioni. Hanno lavorato senza protezioni. Ora il limite del protocollo è che dice le imprese potranno. Noi riteniamo che invece bisognasse fare il contrario, scrivere le imprese dovranno e aprire solo se erano in regola. Quindi noi continuiamo a insistere su questo piano. Se si vuole fermare il contagio bisogna fermare tutte le attività lavorative non essenziali e concentrare le
protezioni nei settori essenziali, dalla distribuzione degli alimentari fino e soprattutto alla sanità, perché siamo arrivati all'assurdo che persino dentro gli ospedali i lavoratori e le lavoratrici della sanità, a cui va la nostra solidarietà, il nostro rispetto, il nostro grazie, hanno dovuto lavorare senza protezioni. Questa è una vergogna che deriva tra l'altro da anni e anni di politiche sconsiderate che hanno cancellato in questo paese, come in tutta Europa, il ruolo dello Stato. Si è inseguito un modello all'americana che è una follia. La Repubblica deve avere poteri, deve intervenire sull'economia, deve fare politiche sociali, deve essere in grado di tutelare i cittadini e le cittadine. Speriamo che questa tragedia faccia riflettere tutti sulla necessità di un cambiamento. Ieri il governo ha varato una vasta manovra economica per fronteggiare appunto la crisi dovuta all'emergenza coronavirus. Con l'economista abruzzese Pino Mauro abbiamo parlato delle ripercussioni del blocco dell'attività sia in ambito nazionale che locale. L'Abruzzo potrebbe scontare una caduta del PIL peggiore di quella che si ebbe oltre 10 anni fa, quando alla crisi finanziaria globale si sommarono gli effetti del terremoto. Molto dipende da quanto durerà questo virus. In linea generale possiamo dire che le conseguenze potranno essere pesanti, tant'è vero che i provvedimenti presi ieri sono provvedimenti di circa 25 miliardi di euro che possono a loro volta generare in un flusso di 350 miliardi circa. Quindi, come si vede, c'è un blocco totale delle attività economiche che riguardano sia l'offerta che la domanda, cioè le imprese costrette a non produrre, e il blocco dell'attività terziaria soprattutto, che riduce e rinvia l'attività di consumo. Questo è il quadro. Quindi io penso che ci troviamo di fronte a una situazione complessa, difficile, però è al tempo stesso è quanto mai necessario che ci siano fondi necessari, fondi di rottura in grado di rassicurare l'economia di questo processo che al momento sembra essere un processo, non dico di stagnazione, ma di recessione economica. Credo che a questo punto il discorso più serio che si possa fare in questo momento è che l'Europa possa accompagnare, soprattutto per un paese come l'Italia, la possibilità di sfondare i vincoli intorno al 3% che riguarda il patto di stabilità e sviluppo. In Abruzzo, professor Mauro, quali sono i settori, i comparti che secondo lei risentiranno maggiormente di quello che sta accadendo? Ma noi abbiamo in questo momento due elementi fondamentali. Il primo elemento riguarda tutto il segmento delle imprese che esportano, che, dove c'è un'interruzione della catena delle forniture, del rifornimento, e quindi c'è un sorto di blocco del mercato. Dall'altro lato, viceversa, qualcosa ancora più pesante, soprattutto per alcune province abruzzesi, riguarda tutta una serie di attività che vanno ovviamente dall'industria al commercio, alla ristorazione, agli alberghi, al turismo e anche all'edilizia, perché l'edilizia è molto legata al ciclo economico. Quindi la diffusione negativa è al momento decisamente rilevante. Si è letto nei giorni scorsi su alcuni organi di informazione che questa emergenza coronavirus costerà ad ogni famiglia italiana circa 1.400 euro. Secondo lei questa è una proiezione giusta? Ma ripeto, molto dipende da quanto durerà questo fenomeno. Già al momento si può dire che prima di 6 mesi non inizieranno le attività produttive. Di conseguenza siamo in una fase in cui credo che dare cifre precise sia difficile, ma che siano cifre che si avvicinano a quanto è stato detto prima può essere anche veritiero. Alcuni addirittura ritengono, alcune stime, che potrebbe essere un fenomeno ancora peggiore rispetto a quanto abbiamo subito nella crisi del 2007-2008, cioè la grande crisi finanziaria. In quella circostanza l'Abruzzo ha avuto una caduta del prodotto interno lordo di circa il 7%, che è una percentuale rilevante, e fu l'ultima regione d'Italia. Certo, in quel periodo scoppiò anche il terremoto, per cui è difficile poter dire che tutto il 7% sia da collegare alla grande crisi.
però ecco, se anche ci dovessimo avvicinare a quella percentuale di crollo del PIL, avremmo una ripercussione profonda anche sui livelli occupazionali. Prima di andare avanti con i nostri servizi, vediamo un post che è appena arrivato, è del consigliere regionale Antonio Blasioli del Partito Democratico, che dice: ho una bella notizia ed è arrivata anche la conferma, a fine settimana inizieranno i tamponi veloci, risultato in circa un'ora anziché le solite 5, è un bel passo avanti, ci informa Blasioli. Dunque, come vediamo, dal fine settimana, dunque tra qualche giorno, tamponi veloci, in un'ora si saprà il risultato di positività o negatività al Covid-19. Coronavirus che ha messo in ginocchio anche il comparto agroalimentare abruzzese, il vino, uno dei prodotti di punta della nostra regione, rischia perdite da capogiro. Il vino, il prodotto agroalimentare italiano più esportato nel mondo, più 3,1% nel 2019 secondo Coldiretti e portabandiera dell'Abruzzo nel mondo, sta già risentendo della crisi causata dal coronavirus. Le prime avvisaglie si erano già avute nello scorso mese di gennaio, quando la Cina stava iniziando a conoscere l'emergenza e aveva diminuito l'importazione di quasi il 12%. La situazione preoccupa molto i produttori in virtù anche delle cancellazioni delle più importanti fiere del settore, come quella di Chengdu, di Vinexpo a Hong Kong e ProWine a Düsseldorf in Germania, mentre resta in bilico il Vinitaly di Verona, rinviato al prossimo mese di giugno. La situazione è abbastanza complessa. Io dico che come produttore di vino oggi la situazione è abbastanza difficile. Le cantine le abbiamo praticamente chiuse, le vendite si sono completamente bloccate, tranne qualche sporadico rifornimento, ma credo Pria sia proprio sporadico. A livello di movimento turismo vino, io ti faccio un panorama nazionale perché riesco, grazie ai miei contatti un po' con tutta l'Italia, con i presidenti, la situazione è drammatica, le cantine chiaramente, soprattutto le regioni dove abbiamo un flusso enorme di turismo, oggi è completamente fermo e anche il nostro povero Abruzzo di conseguenza. È difficile già ancora fare una stima delle perdite per il movimento del vino, ma più o meno possiamo dire che più della metà del fatturato, di quello che sia stato fatto fino adesso, potrebbe essere andato perso. Ma io dico che il fatturato è inteso come il report di questi un mese, perché è ovvio che se speriamo, incrociamo le dita, mi auguro di no, dovesse saltare cantina aperta, il danno è indescrivibile. Pensare di fare un cantina aperta il 30 e il 31 maggio con una festa mega galattica, pensando che il pericolo è stato superato, probabilmente è un qualcosa dedicato a un nostro turismo italiano vero e proprio, perché sicuramente le persone dall'estero non arriveranno se non fra un anno. Quindi, e questo forse è più un auspicio che una realtà. Esattamente. Ecco, per chiudere, quindi voi come Movimento Turismo del Vino siete più per la sospensione di quest'anno del Vinitaly e poi ripartire direttamente nell'anno nuovo? Ma sì, io ho avuto un sondaggio con i miei presidenti regionali, dico che tutti quanti sono propensi per un annullamento e un rinvio all'anno 2021. Perché? Perché siamo certi che anche spostandolo di due mesi, arriverà giugno, sicuramente i nostri stakeholder, gli importatori, cioè non viene nessuno in Italia, anche perché pensiamo e vediamo un po' la fotografia del mondo, sta arrivando pure nelle altre nazioni, quindi la situazione è drammatica, è veramente drammatica. Dopo un inverno pressoché senza piogge, emergenza acqua in Abruzzo. La situazione infatti è aggravata anche dall'attuale situazione coronavirus, che ha portato ad un aumento dei consumi. 28 sindaci del Vastese intanto hanno scritto una lettera indirizzata al Premier Conte e al Capo dello Stato Mattarella.
Parlano di emergenza igienico-sanitaria, 28 sindaci del Vastese, in una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Mattarella e al Premier Conte. Da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus, infatti, il consumo d'acqua è aumentato ovunque. In media utilizziamo tra il 20 e il 30% di acqua in più. E questo perché si è costretti a casa, per non parlare di continui, ripetuti appelli a lavarsi spesso le mani. Una buona igiene, infatti, è la prima arma di cui disponiamo in questa guerra contro il virus. Ma d'altro canto vada ad aggravare una situazione già di per sé preoccupante. Nel Vastese i sindaci denunciano un enorme spreco di acqua che nel sud dell'Abruzzo è fornita dalla Sasi S.p.A. Secondo i primi cittadini ci sarebbe uno sperpero d'acqua anche del 70% a causa dell'inadeguatezza della rete idrica che risalirebbe a oltre 60 anni fa. Ma la scarsità d'acqua riguarda l'intero Abruzzo. È come se fosse tutti i giorni domenica, ha dichiarato Lorenzo Livello, direttore tecnico dell'ACA, l'azienda che fornisce Chieti e gran parte del pescarese. Le proiezioni per i prossimi mesi sono di carenza idrica. Bisognerà lavorare, a concluso Livello, per mettere in atto politiche di razionalizzazione. Inoltre bisogna tener presente che siamo al termine di un inverno anomalo che ha portato scarsissime precipitazioni. E ora i meteorologi lanciano l'allarme. Stiamo già subendo una condizione di siccità. Questo inverno è risultato sopra media dal punto di vista delle temperature, le quali sono risultate quasi sempre miti e mai con valori sotto media stagionale, tranne in un paio di occasioni, mentre dal punto di vista delle precipitazioni queste sono risultate abbondantemente sotto media stagionale. Basta pensare al mese di gennaio, che ha piovuto, se non sbaglio, solamente un giorno rispetto a delle medie che abbiamo di centinaia di millimetri. Si pensava ad un cambio di circolazione per il mese di marzo, tuttavia questo non è avvenuto. Per quanto riguarda le previsioni a lungo termine, si pensa effettivamente che sul finire di marzo e soprattutto per aprile le cose potranno cambiare, ma ovviamente servono delle conferme. E attualmente non si possono fare previsioni con un minimo di validità per quanto riguarda la stagione estiva. Intanto lo stop alla produzione e all'intero sistema paese, strategia questa che potrebbe essere presto imitata dagli altri paesi europei, non produce cambiamenti meteorologici, ma ha migliorato sicuramente la qualità dell'aria. Effettivamente è stato riscontrato, soprattutto per quanto riguarda la pianura padana, la quale è famosa per l'inquinamento, che in queste zone la concentrazione degli inquinanti è notevolmente diminuita. Di conseguenza la qualità dell'aria è migliorata su quasi tutta la pianura padana. Per quanto riguarda lo sport, la Delfino Pescara ha visto lo stato di emergenza Covid-19 in linea con le disposizioni contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello scorso 11 marzo, ha comunicato il rinvio del viaggio in Canada della prima squadra biancazzurra programmata per il mese di giugno, dunque salta questa tournée canadese per i biancoazzurri di Le Grottaglie. E a proposito di sport, io vedo in collegamento, lo ringrazio, Alessandro Italiani. Buon pomeriggio Alessandro, presidente della SD Calcio Atri, che ha lanciato una raccolta fondi per sostenere il San Liberatore di Atri, che lo abbiamo raccontato già nelle edizioni di ieri, è diventato da un Covid hospital. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Niente, siamo partiti con questa iniziativa voluta dai giocatori e dai tecnici del Calcio Atri, per cercare di sensibilizzare tutto il mondo sportivo, calcistico in particolar modo, per trovare dei soldi che possono servire all'ospedale di Atri in questo momento di difficoltà. Sappiamo che potrebbero mancare i dispositivi di protezione individuale, le strumentazioni necessarie a portare avanti il lavoro, e quindi ci siamo messi in testa di lanciare questa raccolta fondi. Ricordiamo come si può fare per, insomma, partecipare alla raccolta fondi. Allora, una raccolta fondi che abbiamo gestito insieme alla è una raccolta fondi online, possiamo accedere o attraverso la pagina Facebook della SD Calcio Atri Prima Squadra, o cercando un calcio al virus, aiutiamo l'ospedale di Atri. Questi sono i due temi che si possono ricercare online per devolvere delle risorse, quindi o
ASD Calcioatri prima squadra o la ricerca tutti insieme, un calcio al virus, aiutiamo l'ospedale di Atri. Quindi questi sono i due mezzi online per cercare, la raccolta è già partita, vedo già che anche sì che siamo già online, abbiamo iniziato ieri con tutta la procedura, ieri mattina con tutta la procedura di iscrizione, poi ci hanno autorizzato e siamo partiti con questa raccolta fondi. Senti Alessandro, te che sei stato insomma, per tantissimi anni nel mondo dello sport, soprattutto nel settore arbitrale, ecco in che modo in questo momento lo sport, che è costretto a farsi giustamente da parte per l'emergenza sanitaria, può dare una mano alle varie popolazioni della nostra regione, ma non solo, ecco. Guarda, il mese di marzo... e anche a questo punto credo anche quello di aprile, metà di quello di aprile, sarà diciamo un mese di stop, un mese nel quale tutte le associazioni sportive possono un po' riavvolgere il nastro e capire le cose che vanno e che non vanno. In questo mese di stop si potrebbero fare delle economie e queste piccole economie che una società sportiva dilettantistica può fare possono essere rivolte in questo caso all'aspetto sociale, cioè ad aiutare l'ospedale di Atri. Questo è quello che può fare, che possiamo fare come mondo dello sport. Altro diciamo che spetta alle istituzioni. Noi lo sport, il mondo del calcio in particolar modo, ma tutto lo sport in generale, si è sempre dimostrato un movimento solidale, un gruppo di persone che aiutano perché sanno che la comunità è un momento importante nella quale vivono e dalla quale prendono i plausi sportivi. Io ripeto un'altra volta, tutti insieme dobbiamo dare un calcio al virus contribuendo ai bisogni che la nostra comunità vive in questo momento. Alessandro, l'ultimissima prima di lasciarti, ringraziandoti ovviamente per essere stato con noi, per averci concesso il tuo tempo, ti chiedo, te che sei insomma atriano, qual è la percezione di questa trasformazione di fatto del nosocomio, non solo di quello di Atri, ma insomma stiamo vedendo vari centri in Italia e nella regione Abruzzo che vengono riconvertiti in Covid hospital, la popolazione normale come la vive? Allora, parlo da cittadino, parlo da semplice cittadino, da persona che tra l'altro ha poche comunicazioni, perché qui non si esce, il mantra è restiamo a casa, ed è giusto così, i collegamenti con le persone sono soltanto via Facebook o via WhatsApp. La sensazione è che c'è una sorta di timore per quello che può succedere. Dall'altra parte però io credo che se si riescono a mettere in atto tutte le procedure e se tutti rispettano le regole, rimanere a casa e evitare contatti, i pericoli possono azzerarsi e azzerando i pericoli rimangono le opportunità che questa individuazione dell'ospedale di Atri come Covid-19, opportunità che potremo forse sfruttare in avanti sperando di riavere il nostro ospedale per quello che era prima, cioè con tutte le funzionalità che aveva. È una speranza, ma sicuramente all'appello che la regione, che la comunità sanitaria ha voluto rivolgere ad Atri, penso che Atri abbia risposto presente. Grazie Alessandro, ricordiamo ovviamente salutandoti la pagina a cui si può fare la donazione. Grazie. Calcio al virus, aiutiamo l'ospedale di Atri, vedete la pagina GoFundMe anche sulla pagina Facebook della SD Calcio Atri. Grazie Alessandro e buon grazie pomeriggio. A voi, buon lavoro. Grazie mille. Prima di chiudere, purtroppo una notizia non positiva, perché salgono a 6 in Abruzzo le persone decedute dopo essere risultate positive al Covid-19. Questa mattina infatti è morto nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Teramo un 83enne di Castiglione Messer Raimondo, che era ricoverato da giovedì. L'anziano, si apprende, aveva patologie pregresse, sottoposto a tampone dopo essere finito in ospedale con i sintomi compatibili. I risultati dei test che hanno dato esito positivo sono stati ufficializzati ieri e dopo poche ore l'uomo è deceduto.
deceduto. La morte dell'anziano si aggiunge alle altre 5 dei giorni scorsi, lo ricordiamo, un 84enne di Città Sant'Angelo, un 73enne di Crecchio, una 91enne di Casoli, un 58enne di Ortona e un 68enne di Pianella. Bene, questa era l'ultima notizia per la prima edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che tutti i servizi che avete visto sono disponibili già on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento in diretta con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento è tutto. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.